sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ciao a tutti, in questa puntata di Sportello Reclami siamo in Casentino, esattamente a Bibbiena, dove abbiamo trovato un comitato che si sta opponendo con forza alla legge sul riordino del sistema sanitario. Una legge che ha fatto particolarmente discutere tutta quanta la Toscana. Sì, siamo qui nella stessa location, però come si dice, è il tutto del tutto. La legge numero 28 del regionale, che è una riforma all'interno della regione Toscana che limiterà, taglierà servizi e tra l'altro personale naturalmente, e i servizi al cittadino verranno, diciamo, ridimensionati, come si vuol far credere. Io personalmente penso che, proprio guardando poi la Costituzione italiana, l'articolo 32, vedo che è un diritto totale del cittadino, quindi la Costituzione italiana non è una Costituzione fissa, non è mobile, quindi non è che si può cambiare così. Giustamente poi è stata delegata alle regioni, però la regione Toscana, il presidente Rossi, che saluto tra l'altro, però obiettivamente non va bene sta cosa, deve essere sicuramente, ecco, io appoggio il referendum, lo dico chiaramente, quindi si parlerà di questo, punto. Una legge che viene pesantemente contestata. È una legge calata dal vertice da Rossi, con lunga preparazione tramite la 1235, la delibera 1235 regionale applicata da Marroni, che in base a quella che tramite questa legge, questa delibera regionale, hanno chiuso ospedali, hanno tagliato servizi. C'è un accentramento di poteri forte con questa legge, perché si fanno 3 super aree vaste. Fra l'altro veniva detto che era una legge che permetteva risparmi, mentre in realtà risparmi non ce ne sono, perché tutti i direttori rimangono in sella, solo che si riuniscono lontano dalle zone decisionali. Questa è una grossa pecca della legge, perché si accentrano i poteri verso le metropoli, verso le aree metropolitane, verso le aree universitarie, e si toglie la visuale dalle zone marginali, dalle zone periferiche. E poi ci sono i dolorosi tagli, quelli che fanno maggiormente discutere. E un'altra grossa pecca è quella dei tagli, perché qui si fanno tagli senza una programmazione seria. Si tagliano ospedali, si tagliano servizi, si portano ospedali alla chiusura con metodi, ingegneristici, facendo mancare il personale, togliendo le reperibilità, togliendo le guardie interne alla radiologia, alla cardiologia, quindi impoverendo tutta una serie di scelte professionali, per cui si crea la stessa sfiducia tra gli utenti, tra gli operatori sanitari, tra i medici stessi, che a un certo punto non vogliono più rischiare, giustamente, e incominciano a dirottare i pazienti verso l'esterno. Questa è la manovra che è oscura e che è subdola, perché se almeno la regione avesse il coraggio di dire questo ospedale non serve e ne motivasse il perché, la gente forse potrebbe anche capire, così come la scelta di dirottare la gente al privato. Perché se io taglio un servizio, vado a chiedere un'ecografia, per poi dopo veniamo tacciati di essere bugiardi, è una cosa che ho accertato perché l'abbiamo scritto nel gruppo, nel CREST, la gente ci sta facendo segnalazioni. Io chiedo un'ecografia, se me la danno nella zona opposta alla mia, io sono del Casentino, magari me la danno a Cortona di gennaio, il 29 di gennaio, per quale motivo non la posso avere a Bibbiena? Oppure ci sono delle zone dove sono chiuse, quindi si tende a dirottare il paziente, a metterlo in condizione di avere delle difficoltà di accesso al servizio, per cui uno a un certo punto si trova costretto a rivolgere al privato. E qui forse qualcuno voleva arrivare, favorire i privati, ma va! E questo è un altro metodo, imposto. Restate con noi, a tra poco, per la seconda parte di Sportello Reclami.
seconda parte di Sportello Reclami stiamo prendendo in esame la contestazione alla legge sul riordino della sanità in Toscana. In particolar modo questi comitati accusano il governatore Rossi di voler favorire i privati. Cioè, qui c'è una volontà precisa di portare tutto verso il privato e noi possiamo anche, essendo volendo pensare cattivo, non si può dire, ma ci saranno degli interessi sotto? A chi giova questo tipo di manovra? Non sicuramente ai cittadini che si vedono tartassati dalle tasse, tartassati dal ticket e poi quando vanno a chiedere la prestazione non riescono ad averla. Però c'è una legge che prevede il rimborso di 25 euro se tu non hai la prestazione entro 15 giorni. Questo molti cittadini non lo sanno. Li invito a prendere coscienza di questo e eventualmente a far valere i propri diritti. E questo nostro amico, insieme a tanti altri cittadini, si oppone con forza e decisione a questa legge. Io faccio parte del CREST, sono il presidente del CREST, che sono un'associazione di 14 comitati civici toscani a difesa della sanità pubblica nelle zone più marginali, ma anche in altre zone, perché ormai ci siamo occupati a 360 gradi di questo problema in Toscana. 55.000 firme, nonostante che ci sia stato un forte boicottaggio da parte di alcuni dirigenti della regione, loro sostengono di no, noi sì, perché per 20 giorni ci sono mancati moduli. Nonostante questo siamo arrivati a 55.000 firme, anzi le posso dire che 4-5.000 firme sono pendenti, sono rimaste ai consiglieri nei comuni o ai cittadini che comunque ce l'avevano in mano, e se avessimo avuto il tempo, su questo tempo, tutti i 40 giorni a completo, forse saremmo a 65-70.000 firme. Quindi questo fa capire quanto il problema sia sentito, quanto la gente lo capisce e quanto la gente vuole ribaltare e risolvere questa situazione che è totalmente a sfavore dei cittadini. Dobbiamo precisare che c'è stata anche una grande raccolta di firme, quindi ci chiediamo e soprattutto chiediamo al nostro interlocutore cosa può accadere da qui in avanti. La regione ha tempo per poter indire il referendum che, secondo la procedura, andrebbe ad essere comunque svolto in primavera, salvo quello che oggi stiamo notando, sia il tentativo della Regione Toscana di modificare la legge introducendo nuova normativa. Questo cercando di mettere il bastone fra le ruote a quello che era il progetto del referendum, ossia l'abrogazione della legge 28. Ecco. E attenzione, cari amici, perché l'esito dei referendum in Italia viene sistematicamente disatteso, questo sia che governi la destra sia che governi la sinistra. Voglio ricordare due esempi clamorosi. Nel 2011 c'è stato il referendum sull'acqua pubblica, disatteso. Negli anni 90 c'è stato un altro referendum importantissimo, si mobilitò una marea di gente, quello che si opponeva al finanziamento pubblico ai partiti. Indovinate, disatteso anche quello. Noi dobbiamo, il nostro compito, che noi non siamo al governo, noi rappresentiamo i cittadini nel nostro piccolo, nei nostri comuni, i cittadini devono essere consapevoli delle loro possibilità, dei loro strumenti, il referendum è uno strumento. Se poi il legislatore nazionale, oppure in questo caso il legislatore regionale, vorrà non tener conto della volontà politica espressa dai cittadini attraverso il referendum, ecco, io credo che questo i cittadini si dovranno ricordare, e quindi quando torneranno nelle urne dovranno ricordarsi di questi passaggi, quindi votare le persone che si meritano quella poltrona. Salutiamo e ringraziamo i nostri amici interlocutori di oggi. Mi raccomando a tutti voi, chiunque abbia una segnalazione da fare, nel corso della trasmissione vede passare le varie coordinate, quindi le potete fare tramite mail, tramite fax, tramite telefono, oppure fermateci quando ci vedete in giro a fare le varie registrazioni. Quindi i modi sono tanti. Mi raccomando, Sportello Reclami su Teletruria, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 21:10. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.